Gli ugelli degli irrigatori statici possono essere regolati come gittata, ok? Quindi come raggio. Ciao, sono Federico di tuttoirrigazione.it e vediamo oggi a cosa serve la vite centrale dei nostri ugelli. Abbiamo degli Hemipilotetero maschio e femmina, degli ugelli della Toro, abbiamo degli ugelli della Reinbeard e degli ugelli della Irithrol. Tutti hanno un elemento in comune, cioè hanno una vite nella parte superiore che, se avvitata, ok, quindi in senso orario, mi andrà ad accorciare il mio raggio indipendentemente dall'angolo. Non potrò superare ovviamente il raggio massimo che l'ugello potrà fare. Si distingue da un numero indicato sopra che ti porterà a fare raggi da 5,20 m e raggi anche da 1,20 m in base al modello e alla marca. Ogni tipologia ha sempre la vite, come riesci a vedere, ok? Anche i Reinbeard hanno sempre questa vite particolare che serve per la regolazione della gittata. Ricordo che l'ugello, per esempio Reinbeard, se ha con il filtro riesco a ridurre il raggio, senza filtro, se io tolgo il filtro e lascio montato solo l'ugello, non riuscirò mai a chiudere il raggio perché la vite non va a chiudersi, non va a appoggiarsi all'interno del filtro e quindi non farà la chiusura. La stessa cosa vale per i Toro, che togliendo il PCD, questo parzializzatore, la vite non riesce più a controllare il flusso e quindi non si regola più. Ok? E quindi la vite non si regola più. Quindi alla domanda se si può accorciare il raggio del nostro ugello, la risposta è certamente. Ricordati di iscriverti al nostro canale e attivare la campanella per non perdere i nostri video su prodotti che trattiamo. Metti un bel mi piace se questo video ti è stato utile. Ciao, a presto!